Siamo a Barano con la Proloco Barano e si rinnova anche quest'anno, dopo tanti anni, l'appuntamento con gli antichi mestieri delle donne ischitane. Sì, sono ormai tanti anni che noi, prima come ragazze baranesi, adesso come Proloco Barano di Ischia, portiamo avanti questa iniziativa. Ogni anno, nei mesi di novembre, iniziamo concorsi che abbiamo chiamato di arti antiche, cioè il ricamo, uncinetto, lana, cestini con la raffia, il chiacchierino, insomma le arti delle nostre donne, delle nostre, del nostro tempo. È un modo per tramandare queste arti antiche, ma anche stare insieme, perché si crea un bellissimo clima in cui generazioni più giovani interagiscono con quelle più anziane e tutti ne hanno dei bellissimi momenti, si vivono momenti bellissimi. Lo possiamo fare però grazie alla disponibilità di tante donne che si sono messe gratuitamente a disposizione. Abbiamo delle maestre che ormai da anni ci seguono, alcune maestre non ci sono più. Abbiamo anche delle allieve che sono diventate maestre e questo ci inorgoglisce. In questi ultimi anni abbiamo avuto anche qualche ragazzina di 10-12 anni e siamo soddisfatti. Ferri, aghi, fili di cotone, raffia, lana, tessuti, queste le bacchette magiche che le donne ischitane stanno imparando ad usare per creare capolavori unici nel suo genere. Ed ecco che, come per magia, prendono forma ricami, cestini, sciarpe, centrini, creazioni di cucito, chiacchierini, borse, ma tanto altro. Creazioni uniche ed esclusive, ma soprattutto preziose, poiché sono il frutto di un lavoro minuzioso ed attento condito con passione ed inventiva. Le bravissime maestranze della Proloco Barano di Ischia sanno coinvolgere le allieve di tutte le età con una rara pazienza e preziosa esperienza, consapevoli di tramandare mestieri che un tempo contribuivano al bilancio familiare di molte famiglie. Grazie ad un gruppo di donne consapevoli dell'importanza di preservare questi antichi mestieri, anni fa iniziarono a formare i primi gruppi, sino ad arrivare ai nostri giorni, con un numero di partecipanti sempre più folto. Appuntamento dunque a Piedimonte con le ragazze baranesi tutte le settimane, anche e soprattutto per chi ha voglia di trascorrere del tempo in compagnia, imparando e creando.